Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio di Farming Simulator 2013, dove cerchiamo di fare qualcosina in più. Inizio col dirvi innanzitutto che chiedo scusa perché sto facendo il video tutorial, ecco, come scaricare la mappa. Ora non so se uscirà prima questo video, prima il tutorial, probabilmente prima il tutorial, perché comunque è un video molto molto corto e anche molto leggero, però il programma con cui l'ho registrato non ha registrato la voce e quindi ho dovuto mettere di sottofondo la canzone, come se vi ricordate i vecchi tempi di questo canale, che i primi video li facevo tutti con il sottofondo di una canzone alla fine. Quindi, però non so come mai sia successo così, però alla fine spero comunque che sia chiaro, ragazzi. E niente. Detto ciò, ragazzi, vi ringrazio perché siamo arrivati a 106 iscritti. 106 iscritti, ragazzi, quindi sono veramente contento, spero vi piacciano i video. Anzi, sono contento che ad alcuni vi piace i video, perché comunque mettete mi piace, quindi vuol dire che vi piacciono i video, che se non vi piacevano mettete... No, scusate, sono stato un po' in confusione con... Aspetta, oddio, cos'è? Aspettate... Ah, ok. Sì, ragazzi, perché come avete potuto vedere... Ho venuto un po' di cose, però mi è nato un po' in confusione sta pala e si è buggata un po' e non capivo più un cazzo. Ok, sono arrivato a 105.000 euro, quindi io direi di magari vendere qualcosina, così ci possiamo prendere la pala gigante. E così direi di, anzi, quasi quasi, aspettate, la venderei adesso. Cioè la venderei, scusate, la comprerei adesso. Così poi questo qua, a luci spente magari, lo vediamo alla fine del video, adesso vedo, lo riporto dalle pecore, così lo userò solo per vendere la lana. Per fare tutto ciò usiamo il nuovo attrezzo, vediamo un po', eccoli qua, eccolo qua il caricatore gommato Lizard. Compra! Eccoci qua, finalmente ragazzi, da anni e anni che volevo comprarlo, da proprio anni e anni e anni. Guardate le nostre serre che sono... Guardate ragazzi, una bestia, è una bestia. Guarda, mamma mia. Ed è anche molto più veloce, ragazzi, quindi ottimo. Comunque sì, tornando al discorso di prima, ho fatto appunto questo video del tutorial su come scaricare la mappa, dato che me l'avete chiesto in tanti, però non so come mai non ha registrato la voce, perché l'ho registrato con un programma un po' scadente, ora non mi ricordo neanche il nome, talmente sia scadente. E però ripeto, ho messo sotto comunque una canzone, perché sennò senza niente sotto sarebbe stato veramente noioso. Quindi spero comunque che sia chiaro, al massimo se non avete capito me lo scrivete, o sotto il commento di quel video, sotto magari, non so, in un messaggio privato, e poi cercherò magari di rifarlo con un altro programma, così, però penso alla fine che sia chiaro. E poi ripeto, vi ringrazio sempre per i 106.000, cioè gaff, per i 106 iscritti, stavo dicendo 106.000 iscritti, magari per i 106 iscritti. E anche se in questo periodo, come avete potuto notare, non sto caricando molti video, perché è un po' così, però comunque ci sono sempre, sono sempre attivo, come vedete rispondo sempre ai messaggi, quindi ci sono sempre, non scappo, a meno che... Ah, ma avete visto? No, che figata come gira! A meno che non arrivi la polizia lì, la polizia qui, e quindi in quel caso lì sarò costretto a scappare. No, scherzo, prima che magari qualcuno ci... 10.000! Beh, questo sì che si ragiona, ragazzi, 10.000! 10.000!
Ottimo, vediamo quanto ci dà con 10.000. Perché ora, ragazzi, come vi avevo detto, voglio comprare quel campo là con i primi apiari, ragazzi. I primi apiari. E poi da lì si spacca. Guardate, poi si, a parte che si manovra anche benissimo. Guarda, la Madonna! Quasi 30.000. Quasi 30. No, ragazzi, sono troppo sfasato oggi. Sono felice di aver comprato questo attrezzo qua. Sono assai felice, ragazzi. Mamma mia. Cioè, con un pieno, ragazzi, abbiamo già avuto cioè, guardate qua. Abbiamo già fatto i soldi per comprare il campo là. Che se non sbaglio costava 24.000. Ora non vorrei dire una cagata. Però con un pieno, se no, con quell'attrezzo. Cioè, guardate la differenza. Guardate la differenza. Ottimo. Poi, ragazzi, comunque lasciate stare qua tutti i carri qua messi, ma poi ci penso io, luci spente ovviamente, quindi tranquilli, tranquillisciatevi. Però ora non so se questo macchinario qua si riempie e poi non si può scaricare, perché come vedete, guardate come sale a vista d'occhio. Quindi non so se alla fine arriva, penso di sì, perché sennò poi esce. Penso che una volta arrivato al massimo non posso più metterlo. Vabbè, io direi di fare altri due pieni, tanto abbiamo appena iniziato il video, quindi fare altri due pieni e poi dedicarci alle nuove cose. Perché ora l'apiario non so, infatti me lo dovreste dire nei commenti, mi fareste veramente un gran favore. Non so se bisogna curarlo noi o si cura da solo. Da solo, scusate se digerisco a volte, ma la pasta mi è rimasta sullo stomaco. E non so se si cura da solo o c'è qualcosa da fare per curarlo. Penso da solo, perché sennò come cazzo si fa a curare, come si fa? Vai lì a spremere le api per il miele, non penso. Però me lo potete anche dire nei commenti, così vado sul sicuro. Per chi lo sa, ovviamente, chi lo sa me lo scrive sotto i commenti. Chi non lo sa mi fa un saluto, che magari è anche gradito. Allora, come potete vedere, avevamo già completato quasi il primo biogas. E vi ricordate, ragazzi, che era pieno, era fino in fondo, siamo già arrivati fino qua. Però ovviamente questo attrezzo. Poi ovviamente questi biogas li farò ancora, però probabilmente li farò solo d'erba. Perché questo qua che sto vendendo è mais. E dato che il mais ci serve per le mucche, venderlo è un po' uno spreco alla fine. E quindi lo faccio solo d'erba. Tanto l'erba serve anche lì per le mucche, però come potete vedere non è che ne consumano tanto. Madonna mia, sei attento. Non è che ne consumano tanto, quindi ce n'è sempre in abbondanza. Olè, ragazzi, 109.000. 109.000. Ok, carichiamolo qua. Che bello il mio nuovo attrezzo, ragazzi. Sono felice. Sono felice come una Pasqua. 109.000, ragazzi, 109.000. Sto anche piangendo, che non mi vedete, ma c'ho le lacrime negli occhi. Allora, ora andiamo a prenderci un bel campozzo. Possiamo già prenderne circa, non so, una ventina di campozzi. Però cominciamo con calma. Mamma mia, che... Non mi ricordavo che girasse così a botto. Oh. Oddio! Oh! Oddio! No! Allora, ora ho la tentazione. Ho la tentazione di rifarlo, però meglio no, perché se si ribalta, rimane ribaltato, ci tocca ricomprarlo. No, ragazzi, però è una cosa da fare questa qui, è una cosa da fare. Non ho, cioè, ragazzi, non l'ho neanche fatto apposta, Non ci credete, ma non l'ho fatto apposta, quindi non me l'aspettavo neanche. Mamma mia. Ok, allora. Azzo, 48.000. Il doppio, perché aveva detto 24.000? Vabbè, compriamo, tanto soldi ce l'abbiamo. Olè, nastro nuovo campo nuovo. Il nostro nuovo campo nuovo. Ora, troviamoci, se lo trovo, il nostro apiario, ragazzi, il nostro apiario! Oh, ma è così piccolo!
Alla Madonna, così piccolo. Ora, ma che bella la città da sopra però, eh. Ora, se mi ricordo, era qua. Se mi ricordo bene, sì. Ok, ma è così piccolo. Cioè, ce ne saranno 8.000 in questo campo. Beh, meglio, così tanti soldi per me. Ma io direi di metterlo... Però, ragazzi, non riesco a capire se... Aspettate. No. Allora, ragazzi... Merda, non mi ricordo più come si fa a girare. L'avevo girato l'altra volta. Non me lo ricordo più. Ah, ok, ho capito. Allora, vediamo perché non so quale. Ah, ok, dovrebbe essere così il dentro. Scusate, il davanti. Sì, lo so, non è proprio dritto, ma fa niente. Olè, uno. Voglio dire, mettere anche un altro, ragazzi, che ne dite? 40, sì, tanto abbiamo quella palozza lì. Vai. 2. Basta, se no andiamo sotto. Olè, 2 apiari, ragazzi. 2 apiari. Guardate che fighi. Guardate. Olè. Andiamo a vedere le nostre vere api. Api. Merda! Oddio! Guardate! Ma non è che mi pungono, spero di no. Se no muoio. Guardate! Il rumore è uguale, sembra proprio di essere... Poi dove cazzo vanno? Homemade honey! Non si può entrare? No. Che bello, ragazzi, che bello! Che bello! Che bello! Che... Basta. Ok, ragazzi. Guardate che bello. Ovviamente non li metto proprio attaccati, perché sennò ci vorrebbero veramente... 8.000 piari. Li metto un po' distanti così, tanto per... Però guardate che... Pare che mi sembra che questo qui sia più grande di quell'altro, però forse l'ho messo un po' storti, vabbè. Ok, ragazzi, i nostri primi apiari, ragazzi. I nostri primi apiari. Api staccato ari. Guardate. Anche se dovevo metterlo magari un po' più vicino. Un po' più vicino. Un po' più vicino, ragazzi. Un po' più vicino. Un po' più vicino. Un po' più vicino. Un po' più vicino. Che cazzo sto dicendo? Ragazzi, mi sembra che dovevo andare un po' più vicino per dire di, vabbè. Vendiamo. Eh sì, ragazzi, perché così non è che mi piace granché. Quindi vediamolo. Tanto non devo curarle queste, quindi anche se le metto un po'. Aspettate, magari così va bene, ragazzi, che ne dite? Oh, ole! Dritto per dritto. Quell'altro è un po' storto, ma fa niente. Ok, ora diciamo che è abbastanza... È un po' meglio, anche se non finisce un po' meglio, però noi lo diciamo stesso. Sì, così lo spazio giusto per fare scena, no? Per entrare nella porta, anche se non si può. E qua per sbirciare la finestra. Ok, ragazzi, ora sì che è perfetto. Lasciate stare che è tutto storto, ma basta che ci diano i soldi alla fine. Bene, ragazzi, scusate, c'è un raffreddore, non so che ci sono 53 gradi fuori, ma io, a me viene sempre il raffreddore. Quando ci sono meno 20 gradi sto bene, che è una Pasqua. Quando ci sono 53 gradi mi incastro come un pirla. Oh, aspetta, 53 gradi mi viene ovviamente il raffreddore, sempre così, sempre così. Cosa vuoi farci? Cosa vuoi farci? Sempre così, cioè, non è che diciamo cose non vere. Oh, dammi un'occhiata intanto.
Ah, tutto il nostro lavoro. Mamma mia, quanta cosa. Vediamo, che allora le pecore, scusate, le mucche sono ancora al 100%. Sì, vedete 0% perché è un bug, quindi quando si prende un po' il gioco, diciamo, va, torna normale, però come vedete è 100%. Le pecore, idem, cioè, vabbè, queste qua non è che ci vuole granché, però la rana è ancora 37%, quindi per venderle diciamo che mi servirebbe ancora un bel po' di cose. Ora ragazzi, io direi di vendere ancora una mandata perché 10.000 sono troppo pochi di soldi. Diciamo euro sono troppo pochi, quindi direi di vendere ancora una cosa che lì è così pieno, quindi andiamo piano, ragazzi. Prima che esplode tutto. Dopodiché, non so, vediamo un po' cosa fare. Vediamo un po' cosa fare. Cosa fare. Mamma mia, grande attrezzo però, eh. Aveva veramente comprato un grandissimo attrezzo. Mamma mia. Ora andremo a controllare un po' di cose, magari, non so, vederne, andare a vedere le, come si chiama? Perché non mi vengono i termini? A vedere le serre, vedere un po' se hanno bisogno di qualche concime o cosa, o acqua. Ok, 36%, ottimo. Poi con tutto questo lo riporto io a luci spente, tranquilli. Ora mi serve il camioncino. Camioncino che è già passato 20 minuti, quindi già devo chiudere il video. Zio Santon. Quindi direi di andare a fare un'occhiatina in giro con questa, beh, con questo bel quad, ragazzi. Questo bel, oddio, vuoi fare una pazzia? Una pazzia! Mamma! Mamma mia ragazzi! Provatelo! Provatelo che è una grande cosa! Una grande cosa! Ora, secondo te, perché secondo te? Secondo voi sarò così pirra da provare a salire? Sì. Vabbè. Mamma, beh, questo. Oddio! Questo sì che spacca, ragazzi! Piano, piano! Piano! Piano guaglio, oddio! Perché se si ribalta questo, bah, è finita, eh! Mamma mia! Mamma mia! Andiamo a vedere le nostre belle serre. Come cazzo facilà? Oddio! I nostri po... Mamma mia, non riesco a controllare. I nostri pomodoro! Apriamo qua, i nostri pomodoro, vedete? Acqua 70, però ce l'ho ancora lì. E concime 27, quindi devo tornare ancora col concime, ma ci penseremo dopo. Questo qua invece, se ci passo, ore 78 e 37. Dai ragazzi, ci siamo. Siamo a cavallo! Siamo veramente messi muy bien. Veramente muy bien. Però direi di andare velocemente dalle mucche a vedere un po' com'è la situation. Tanto con questo quad, ragazzi, arriviamo in un batter d'occhio. Guardate. Oddio! 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 Ho fatto girarsi così! Vai COD, vai COD! No, salire dalla montagna no! Non esageriamo ragazzi, perché ripeto, poi se mi tocca ricomprarlo, guai! Mi insulto in tutte le lingue del mondo! Quindi meglio di no! Ok ragazzi, perché. Oddio! Mamma mia! Oddio! No, qua ragazzi l'ho vista brutta. Qua l'ho vista veramente. Cioè, la pelle d'oca. La pelle d'oca. L'ho vista veramente brutta qua. Dove manchi? Finire di raccogliere la colza. Scusate, il mais. Perché ci serve, ragazzi. Siamo poveri di mais. Le balle invece siamo veramente a cavallo. Qua siamo a cavallo. Qua è ancora pieno. Non so che cazzo farmene. Qua ce l'ho. Però lo trasformiamo
lo sterilizziamo dopo quando finisco tutto di raccogliere di là. Ci serve anche l'erba, ragazzi, adesso che mi ricordo, perché è sempre meglio averla l'erba, quindi quasi quasi andrò a tagliare l'erba più avanti, vediamo. Qua stiamo cavando, la paglia c'è ancora. Questo concime di merda qua scoppierà perché non lo sto più usando. No, è ancora un po' pieno, un po' vuoto, però scoppierà prima o poi. Qua siamo, le balle sono muy bien. Ragazzi, 100% brumotti, siamo tutti, siamo messi benissimo, ragazzi. Non avrei mai pensato a una roba del genere, siamo messi molto bene. Siamo tutto perfetto, siamo. Quindi devo dire che anche questo episodio è giunto al termine, ragazzi. Intanto la pecora, che se, la mucca che si è appisolata davanti ai miei occhi. Ah, o è morta? Sei morta! No, è viva. È viva. Il salto sul groppone. Quindi devo dire che anche per questo episodio siamo giunti al termine. Siamo messi benissimo, non l'avrei mai pensato di... proprio di giocare così bene in questo gioco, ma ovviamente 90% merito vostro, 10% merito mio. Quindi vi ringrazio sempre, vi ringrazierò sempre, vi ringrazierò sempre. Quindi da Simulator tutto, mettete un bel mi piace se vi è piaciuto il video e un bel commento sempre per suggerirmi magari cose nuove, soprattutto per l'apiario, vedete un po' come funziona. E ci sentiamo in un prossimo video, in un prossimo episodio. Ciao a tutti.